qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bla 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 bla, pollice in su, pollice di qua, pollice di là, mi raccomando i like se ci avete voglia, ormai non ve lo chiedo neanche più, se volete farlo fatelo, se no insomma fate quello che volete. Vi chiedo anche scusa se oggi è una giornata un po' polemica, però ragazzi, cioè io penso che il quoziente intellettivo di qualcuno di voi sia veramente basso. Scusatemi se ve lo dico, ma io penso che il quoziente intellettivo di qualcuno di voi sia veramente basso. Quando mi dite: "Ah, Tringa, io ascolto solo te, non ascolto nessuno", e poi leggo commenti che mi riportano le stesse cose che vi dicono Tarzan, lasciamo perdere questo e quell'altro, mi fate capire che non è vero che voi capite quello che io vi dico. Allora, ragazzi, discorso Maldini e Massara. I bilanci del Milan verranno chiusi il 30 di giugno. Questo cosa vuol dire? Che tutti i contratti, anche quello di Origi, verrà depositato il 1° di luglio. Non è difficile da capire, ragazzi, non è difficile da capire. Maldini e Massara hanno già firmato. La firma sul contratto di Maldini e Massara c'è già. Maldini e Massara hanno il mandato per fare il mercato e sono dirigenti in essere del Milan. Ora, mi dovete far capire perché bisogna per forza dare in pasto, fare grandi proclami sul rinnovo di Maldini e Massara. Perché il Milan dovrebbe creare un evento internazionale per i rinnovi di Maldini e Massara quando semplicemente Maldini e Massara stanno facendo il loro lavoro e non si sono mai fermati a farlo? Non volete capire che tutta la pressione che vi viene messa in testa viene fatta apposta solo e esclusivamente perché oggi il giornalismo in Italia non ha più un'etica professionale. Oggi, allora, io ricordo tanti anni fa, quando aprivi i giornali, la Gazzetta dello Sport, leggevi articoli di Candido Cannavò, di giornalisti importanti, ed era un piacere farsi raccontare il calcio da questi giornalisti. Oggi, quando leggi gli articoli di giornale, anche sul telefonino, su internet, ragazzi, oggi il giornalista, più che dire nomi a vanvera, non è capace a fare, perché se tu senti parlare alcuni giornalisti, ragazzi, io non voglio far nomi, non voglio far nomi, ma vari direttori di giornali web, ragazzi, fanno ridere quando li senti parlare, ma voi ascoltate i video di certe persone. Ragazzi, io ho la terza media, ma io mi metto di fianco a loro a parlare da ubriaco. Parlo meglio io di loro da ubriaco. Ragazzi, questa è gente che non è neanche in grado di parlare con le persone. E voi vi fate abbindolare da questi personaggi perché uno conosce la Divina Commedia e quell'altro ha la faccia su qualche programma TV di terza categoria. Ma no, ragazzi, ma basta, basta farsi prendere per il culo da queste persone, svegliatevi! Perché io mi rifiuto di credere che il tifoso del Milan oggi sia questo, sia diventato così stupido. Perché se no è una vergogna, perché se no, ragazzi, io sono preoccupato anche per quello che sarà il futuro dei tifosi del Milan. Noi iniziamo a diventare vecchi. E se oggi il futuro del Milan sono certi ragazzini che non capiscono un cazzo, io sono spaventato. Perché non c'è un ricambio generazionale per il tifoso del Milan. Se oggi i ragazzini percepiscono solo e soltanto le stronzate e non capiscono che i giornalisti su YouTube o chi scrive lo fa solo per vendere e oggi vende l'ansia. Oggi vende la preoccupazione, oggi tutto quello che vi preoccupa fa vendere. Lo capite o no? Svegliatevi! Noi siamo i tifosi del Milan, facciamo i tifosi, ma poi soprattutto, allora io voglio capire una cosa, ma se il Milan diventa forte con Paolo Maldini e Frederic Massara,
o il Milan diventa forte con Tizio, Cagliari e Sempronio, a voi che cazzo vi cambia? Adesso io, con tutto il rispetto e la stima che ho per Paolo Maldini, questo non vuol dire che io non voglia Paolo Maldini, io sono il primo, però vi sto facendo un altro discorso. Io vi voglio far capire che per noi tifosi, a noi tifosi, deve interessare il Milan. Non chi sono i dirigenti del Milan, non quanto spende il Milan, non quando firmeranno i dirigenti del Milan. Noi dobbiamo pensare che la nostra squadra scenderà in campo e che sia forte. Noi dobbiamo ricordarci che un mese fa abbiamo vinto uno scudetto. E noi cosa stiamo facendo? Ci stiamo rompendo le bottiglie di vetro in testa e sui coglioni perché è venuta fuori sta storia del rinnovo di Maldini e di Massara e nessuno di voi ha ancora capito cosa stanno facendo i giornalisti. È normale che non ci siano le firme sui contratti ufficiali in questo momento, perché i bilanci di una società chiudono il 30 di giugno e dal 1 di luglio i contratti verranno depositati sul nuovo bilancio. Ragazzi, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già firmato il contratto 2 anni con l'opzione per il terzo. Ve l'ho detto, ve l'ho detto 10 giorni fa. E poi mi dite, ah Tringa, ci fidiamo solo di te. Ma se io vi dico una cosa e poi continuate a rompere il cazzo, vuol dire che non è vero che vi fidate di me. Io vi assicuro al 100% che Maldini e Massara i loro contratti li hanno già firmati. Verranno depositati il 1 di luglio. Punto e basta. Anche il contratto di Divo Corigi, che ha fatto le visite oggi, verrà depositato il 1 di luglio. Perché è da stupidi depositare un contratto il giorno prima di una chiusura del bilancio, no? Giusto? Però il vostro cervello. Allora io, ragazzi, ve l'ho detto, a me dispiace ogni tanto fare questi video, però io, ragazzi, voglio svegliarvi un po', io voglio portarvi la mia esperienza da tifoso del Milan. Io non faccio il giornalista, ma io sono convinto che se dovessi essere un giornalista sarei molto meglio di tutti quelli che oggi si definiscono tali. Non hanno più un'etica professionale, perché il giornalismo deve essere il riportare notizie per quello che sono, non inventarsi le notizie, non dire, inventarsi che il Milan prende questo, che il Milan prende quello, perché se tu non hai notizie, non dai notizie. E oggi, ragazzi, io quando sento, ragazzi, ormai mi scrivono il titolo, le ultime da casa Milan, si mettono davanti a casa Milan, fanno il video davanti a casa Milan, ma ragazzi, se io domani mattina vado davanti a casa Milan, non è che passa la gente e mi dice le cose a me, e non lo fanno neanche con quei personaggi che si mettono davanti a casa Milan, perché, ragazzi, è un dato di fatto, se una persona fosse... Se a queste persone venissero date delle informazioni, vi darebbero delle notizie ufficiali. Invece non ve ne danno, perché? Perché neanche il Milan li calcola, queste persone qua. Il Milan queste persone non le calcola. Io vi garantisco che se ci mettiamo a fare il conto delle notizie date da questo canale rispetto a quelle date da quelli che dovrebbero essere i grandi esperti di mercato, io ve ne ho date molto di più giuste. Io vi ho dato molte più notizie che alla fine sono risultate vere rispetto a tutti i grandi espertoni di mercato. Ragazzi, partiamo da lontano. Florenzi, l'unico che parlava di Florenzi nella scorsa stagione è stato il sottoscritto. L'unico che vi diceva la numero 10 di Brahim Diaz, il primo a dirvi, ragazzi, sapete chi sarà il numero 10 del Milan? Sarà Brahim Diaz, ve l'ho detto io. Il primo a dirlo. Il primo a dirvi 10 giorni fa, ragazzi, i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara saranno di 2 anni con l'opzione per il terzo. Ve l'ho detto io. Il primo a dirvi che Botman non sarebbe arrivato, sono stato io. Perché fino all'altro giorno tutti vi davano un Botman perfetto e cosa hanno fatto? Invece di dire no, abbiamo detto una cazzata, hanno messo tutto a tacere. Oggi è passato in secondo piano l'arrivo, la prima ufficialità. Il primo giocatore che ha fatto le visite mediche per una grande squadra è Divo Corigi. Gli altri non hanno fatto ancora visite mediche, però gli altri stanno facendo tutti i grandi acquisti e ancora non hanno comprato nessuno. Noi, che è arrivato il giocatore, ha fatto le visite mediche e nessuno ne ha parlato. L'avete capito che vi stanno prendendo per il culo, porca puttana?
E voi siete ancora lì che date crediti a questa gente, gente che ha 100.000 iscritti, 100.000 iscritti e non capiscono un cazzo. Ve l'ho già detto, io da ubriaco mi metto di fianco a loro e vi faccio vedere che io parlo meglio di loro. Da ubriaco! Basta farvi prendere in giro e soprattutto, non venite qua sotto con commenti disfattisti, non venite qua sotto a fare i piagnistei con me. Ragazzi, io ho 30 anni di vita da stadio sulle spalle. Io piagnistei non ne accetto, da parte piagnistei di bambini, bambinate che mi vengono a dire ah, se non rinnova questo. A me dei nomi dietro la maglia non me ne frega un cazzo. A me di chi è il dirigente del Milan non me ne frega un cazzo. A me interessa che la mia squadra scenda in campo e vinca. Se lo fa con le 3M, con le 3C, con le 3Z, con i 3 cazzi, con i 3 mazzi, non mi interessa. A me interessa il Milan. A me non mi interessa se l'attaccante del Milan si chiama Tizio, Caio, Sempronio. A me interessa lo stemma. Mi interessa che l'anno prossimo sarò la squadra con lo scudetto sul petto e noi ce lo stiamo dimenticando, stiamo dando modo a tutti sti pezzi di merda di parlare. Adesso basta, svegliatevi e diventate tifosi, imparate ad essere tifosi. Nessuno vi sta dando, vi sta facendo la differenza fra stadio e casa, perché ve l'ho detto mille volte. Un tifoso che va allo stadio può avere la stessa passione di chi segue il Milan in maniera viscerale seduto sul divano. Però impariamo ad avere la mentalità del tifoso. Basta fare i tifosi da salotto, perché anche da casa si può avere una mentalità ultras. Anche seduti sul divano si può avere una mentalità ultras, perché la mentalità del tifoso è quella di seguire la propria squadra per i propri colori, per il proprio, per la sua squadra, non per il nome dei giocatori, che qua non siamo sulla PlayStation, qua noi siamo i tifosi del Milan, non i tifosi di Tizio, Caio, Sempronio. Io non sono tifoso di Paolo Maldini, io sono tifoso del Milan. Non sono tifoso di Zlatan Ibrahimovic, io sono tifoso del Milan. Punto e basta. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero. Ragazzi, scusatemi, ma io mi sto veramente incazzando. Io ho i coglioni pieni che tutti i giorni mi venite a dire ah, Tringa, mi fido, e poi siete sempre lì a piangere. Ah, Maldino. Maldino e Massara sono a posto, non c'è bisogno di sventolarlo ai 4:20 il rinnovo. Non c'è bisogno di farlo, non è un giocatore nuovo che arriva. Ciao a tutti.